chi le ha portato via il Covid? La moglie. Tutti e due positivi, chiusi in casa, e solamente dopo una settimana è entrata in ospedale pensando che fosse niente di particolare, e dopo 7 giorni in terapia intensiva, 15 giorni se n'è andata. Non è spiegabile, non c'è parole. Ci si trova davanti a un muro, impossibilità di fare qualcosa. La mamma prima è partita per l'ospedale, poi dopo sono andato io e lei purtroppo non ce l'ha fatta, non è ritornata e l'hanno trasferita anche a Grosseto e non ce l'ha fatta e non è ritornata. A ripensarci mi viene un po' di malincuore, di malinconia, perché poi che succede? La cosa più tremenda che l'ho vista andare via, che diciamo lei non aveva nessun problema, stava bene di salute. Quando sono andato a trovarla, che mi ha permesso quando ero qui all'ospedale di andare a trovarla, l'unica cosa che mi ha detto, dice non ce la faccio, a sto giro non ritorno a casa, ecco, le testuali parole. Poi mi ha fatto uno sguardo quando sono andato via e non l'ho rivista. Andavamo di qua di là proprio per reperire i presidi sanitari per gli operatori, che anche loro lavoravano a mani nude, insomma, e allora sicuramente bisognava anche tutelare loro e noi, grazie anche alla cittadinanza e ai contributi che sono stati dati, abbiamo potuto, secondo me, nei momenti peggiori aiutarli in una maniera forse più che gli serviva in quei momenti, perché se no, secondo me, una pandemia ancora poteva divulgare ancora di più. Sì, mi sento di parlare a nome di tutti i volontari, personale sanitario, sia infermieristico che rappresento, ma anche tutti gli altri, medici, OS, che hanno lavorato costantemente nel periodo Covid per garantire il servizio sanitario, quindi per garantire le cure in un momento veramente drammatico. La statua alle nostre spalle ci indica che ci sono stati tantissimi morti, oltre 200.000 in Italia, e tra questi tanti del personale sanitario e volontari. Quindi loro, con tanto spirito di abnegazione, hanno dato veramente il tutto possibile per poter garantire il servizio sanitario. E però da eroi, appunto, siamo poi stati dimenticati dalla politica, e spero che questo ci sia un cambio di tendenza a breve.